Torna Dottor Wisp, torna un servizio graditissimo da tutti, ma che soprattutto con la Wisp mettiamo a disposizione per farvi stare tranquilli o anche per farvi preoccupare. Questa sera torna con noi il dottor Levino Flacco, presidente della NASMES, mille incarichi da parte sua, insegnante in varie scuole di specializzazione, corsi di laurea, una vita da dirigente nei settori comunque della medicina sportiva. Dottore, grazie per aver raccolto il nostro invito. Io entro subito nella nostra trasmissione, nell'argomento della trasmissione. Lo sport fa bene al cuore? Beh, diciamo che il cuore è l'organo principalmente chiamato in causa nell'attività fisico-sportiva, in quanto ha il compito di inviare nei diversi distretti dell'organismo del sangue ossigenato. Questo lo fa grazie a delle contrazioni mediante le quali invia sangue all'apparato respiratorio perché possono avvenire gli scambi ossigeno-anidride carbonica e a tutti i vari distretti dell'organismo perché questi possono espletare le loro funzioni. Vediamo la slide che il dottore ci ha portato, non è un'alterazione del file, ma è proprio il cuore che si muove in quel modo. Certo, poi l'attività fisica fa bene a tutto l'organismo, ne abbiamo parlato in uno dei nostri incontri precedenti e non posso che ribadire che l'attività fisica fa molto bene anche al cuore, realizzando a carico del nostro cuore alcune condizioni particolarmente importanti, quali una riduzione della frequenza cardiaca, una miglioria della contrazione miocardica e uno stato di benessere anche a carico delle coronarie. Quindi il dottore, che tra le tante specializzazioni c'è anche la cardiologia, ci vuoi dire che il cuore beneficia dell'attività sportiva, ma ci sono anche delle controindicazioni per le quali lo sport potrebbe arrecare dei danni? Beh, sicuramente vi sono delle controindicazioni, però prima di parlare di controindicazioni mi piacerebbe puntualizzare come risponde questo cuore all'attività fisica. E diciamo che risponde con due modificazioni, funzionali, quali l'incremento della frequenza cardiaca e l'incremento della gittata sistolica in rapporto a quelle che sono le richieste metaboliche, e con delle modificazioni organiche che consistono essenzialmente in una riduzione della frequenza cardiaca a riposo, questo grazie a un ipertono del sistema nervoso vagale, e a le cosiddette modificazioni di ipertrofia eccentrica e ipertrofia concentrica, che non sono altro, nel primo caso, delle modificazioni volumetriche delle cavità cardiache, e quando si viene a realizzare in tutti quelli che sono gli sport di durata, tipo appunto maratona, ciclismo su strada, sci di fondo e altri sport di questa tipologia, e con una ipertrofia eccentrica che non è altro che un incremento volumetrico del miocardio. Quello che volgarmente viene chiamato cuore d'atleta? Queste alterazioni fanno parte del cosiddetto cuore d'atleta. Quindi un ingrossamento. Un ingrossamento di questo cuore, e sono delle modificazioni particolarmente importanti perché grazie a queste modificazioni il cuore riesce a mandare in circolo un maggior quantitativo di sangue ed ottenere una migliore contrazione. La domanda banale per lei che è da cardiologo navigato, ma alla lunga poi il cuore d'atleta può creare delle problematiche diverse o semplicemente un cuore che si ingrandisce, resta grande e non ha nessun tipo di controindicazione? No, allora finché questo cuore resta grande grazie all'attività fisica sicuramente apporta soltanto dei vantaggi all'organismo. Quando l'attività fisica viene sospesa il cuore perde queste sue caratteristiche modificazioni eccentriche e concentriche e il soggetto non se ne avvantaggia più. Certo, non crea complicanze. E le complicanze invece?
Le controindicazioni che potrebbero essere? Le controindicazioni all'attività fisica sono varie. Beh, innanzitutto possono essere lo scompenso cardiaco, così come possono essere le varie manifestazioni ischemiche del mio cuore, del cuore, e anche dei riscontri di stenosi valvolari importanti, l'ipotensione arteriosa, la pressione sistolica oltre 200, la pressione diastolica, cioè la minima, oltre 110, oppure anche delle aritmie di qualsiasi tipo. Possiamo rassicurare in qualche modo i tanti, io faccio riferimento ai podisti, ma atleti di ogni specialità, soprattutto di endurance, che vedono il loro cuore salire di frequenza e si preoccupano? No, li possiamo tranquillamente rassicurare se vedono soltanto il cuore incrementarsi di frequenza, perché questo è un riscontro fisiologico, è quello che avviene in tutti i soggetti allorché si accingono a fare qualche cosa. Ma potremmo anche dire che più sono alte le pulsazioni, ovviamente durante lo sforzo, e meglio è, e più è indice di una frequenza cardiaca, diciamo, dinamica? Ognuno di noi parte da frequenze cardiache basali che va a incrementare sotto sforzo. L'incremento sotto sforzo è rapportato fino a dei valori, diciamo, di legalità, ad un valore teorico che è di 220 meno l'età. È ovvio che il soggetto allenato, per effettuare un lavoro, impiega una frequenza cardiaca minore di un soggetto non allenato, che rapidamente raggiunge quelli che sono i valori massimi ed è costretto a fermarsi. Quello della frequenza cardiaca è un problema particolarmente importante, perché è un adattamento del cuore all'attività fisica, e tutti gli atleti hanno una riduzione della frequenza cardiaca. La riduzione della frequenza cardiaca comporterà di conseguenza un migliore riempimento diastolico del cuore e una maggiore agitata sistolica. Il tutto si traduce nella capacità di effettuare delle prestazioni atletiche migliori. Spesso negli atleti si trovano valori abbastanza bassi. Qualcuno si preoccupa, per esempio, degli atleti, si preoccupa allorché i valori sono dell'ordine dei 30-40 di frequenza cardiaca. Beh, in questi casi un po' partecipa sicuramente l'allenamento, ma un po' probabilmente parteciperanno anche i genitori che trasmettono al figlio dei caratteri genetici. E invece, volendo fare l'esame opposto, cioè un soggetto di 40 anni che può arrivare, in base a quello che abbiamo detto, a 220 meno 40 a 180 di frequenza cardiaca massima, nel momento in cui riesce e supera le 180 pulsazioni durante lo sforzo, si deve preoccupare, deve rallentare, oppure può stare tranquillo e continuare la propria attività? Allora, lo stare tranquilli sicuramente è... Legalmente non lo posso dire, però soprattutto i bambini, soprattutto i giovani superano spesso questi che sono i valori, e anche gli atleti di un certo prestigio superano questi valori non si arreca nessun danno particolare. Perfetto, io direi di andare adesso a pie pari ad affrontare le tematiche e quelle che sono le preoccupazioni di tutti noi atleti. Partiamo ad esempio da un problema come l'aritmia. Sì. Allora, l'aritmia non è altro che un alterato ritmo. Il nostro cuore normalmente batte con una sequenza ritmica per un determinato valore. Allorché questa ritmicità non è più presente, si parla di aritmia, e può essere aritmico per problemi fisiologici o per problemi patologici. Aritmico per problemi fisiologici è quello che succede, per esempio, le variazioni del ritmo in occasione dell'attività respiratoria. Aritmia fisiologica può essere una bradicardia, cioè il rallentamento della frequenza cardiaca oltre determinati valori, e poi possiamo avere delle aritmie patologiche che possono essere legate a delle situazioni patologiche di diverso tipo. È temporanea oppure è una cosa alla quale, se una persona ha questo problema, si deve abituare? Allora, dipende dal tipo di aritmia, perché il riscontro di qualche battito extrasistolico sopraventricolare e ventricolare, che poi viene decalata dall'attività fisica, sicuramente non deve creare nessun problema, e il soggetto può fare tutto quello che vuole senza avere nessuna preoccupazione.
popolazione. Quindi laddove questa etnia viene, diciamo, viene meno in corso di attività, di sforzo fisico, attività fisica, allora il soggetto può stare tranquillo. Diverso è invece lo che viene ad incrementarsi o viene favorita dallo sforzo fisico, allora il soggetto deve preoccuparsi in base a quello che è il problema particolare di cui è portatore. Come può l'attività sportiva ridurre o comunque prevenire il rischio cardiovascolare? Beh, l'attività sportiva sicuramente, se fatta in modo razionale ovviamente, sicuramente previene il cosiddetto rischio vascolare. Spieghiamo anche cos'è il rischio. Il rischio significa non andare incontro, andare incontro a determinate patologie. È ovvio che se noi facciamo attività fisica e abbiamo detto che questa attività fisica fa bene tutto il nostro organismo, sicuramente farà bene anche il nostro cuore, che ne risentirà in modo positivo. La riduzione di peso, riduzione delle malattie metaboliche, riduzione della pressione arteriosa, sono sicuramente tutti dati particolarmente importanti per non andare incontro a problematiche cardiache. L'attività fisica favorisce il benessere del soggetto. Allora io mi faccio portavoce dei podisti e vengo a fare domande tipo: che cos'è la stenosi o l'insufficienza valvolare mitralica? Allora, stenosi insufficienze non sono altro che delle alterazioni che si riscontrano a livello delle valvole mitralica. La mitrale è quella valvola che pone in comunicazione l'atrio e il ventricolo sinistro. Stenosi, insufficienze, noi le possiamo avere a carico di altre sedi, vuoi la tricuspide, vuoi la aorta, vuoi le polmonare. Per quanto riguarda la stenosi mitralica, non consiste altro che in una difficoltà passaggio di sangue dall'atrio al ventricolo sinistro. Allorché questo difficoltato passaggio di sangue è minimo, non succede niente, il soggetto può fare tutto quello che vuole. Allorché invece questo difficoltato passaggio di sangue è importante, allora necessita una correzione chirurgica e l'atleta è bene che si faccia controllare dal proprio medico di fiducia, che si affidi per un'eventuale correzione valvolare. E dopo circa 6 mesi dalla correzione vascolare chirurgica si va a rivalutare il soggetto per vedere se può o non può fare attività fisica. La pervietà del foro di Botallo, dottore? Allora, il foro di Botallo non è altro che una comunicazione tra l'aorta e l'arteria polmonare che si viene a realizzare allorché nella vita fetale e poi scompare con la nascita. Spesso succede che persiste soprattutto nei bambini per un certo periodo di tempo e crea delle preoccupazioni. Io credo che nella quasi totalità dei casi non bisogna preoccuparsi a tal proposito, perché i flussi sono molto ridotti e tendono a risolversi spontaneamente. Qualche altra volta necessita l'intervento chirurgico. E andrei, per concludere, a spiegare che cos'è la sindrome di Bugada. La sindrome di Bugada è una disfunzione dei canali ionici, soprattutto del sodio, è una sindrome che in quest'ultimo periodo ci sta creando delle preoccupazioni proprio per qualche morte che si è realizzata. È un'alterazione elettrocardiografica che può innescare delle manifestazioni aritmiche. Laddove non c'è la manifestazione aritmica, allorché laddove il cuore funziona perfettamente bene, controllato con tutti gli altri esami cardiologici, allora il soggetto può essere mantenuto nell'attività fisica facendo dei controlli ripetuti nel tempo. Laddove invece anamnesticamente, obiettivamente o strumentalmente esiste una qualche perplessità, allora il soggetto non può fare attività fisica, deve fermarsi, perché purtroppo la sindrome di Bugada, come la miocardiopatia aritmogena del ventricolo dilatativa del ventricolo destro, sono di quelle situazioni che possono realizzare delle manifestazioni extrasistoliche importanti che possono anche condurre a morte il soggetto. E
con qualche piccola difficoltà riusciamo a concludere anche questa puntata. Ringrazio il dottore perché penso che oggi abbiamo veramente dato voce alle tante piccole e grandi preoccupazioni del mondo sportivo in generale. Ringrazio la WISP per la possibilità che dà a noi di darvi tranquillità, a voi di acquisirla, e saluto tutti i nostri telespettatori.